Ma su che letto, o lo so, devi anche sopra il letto, o lepito che si vuole, a parte il fatto che forse sono che sono un levita, è uno che dice sempre, mi fai schifo perché sono in fame, tu sei che sei uno scellerato, un porco, magari, questo sono in fame, signore guarda quanto è miserabile quello lì che si batte il petto per sua colpa lì in fondo alla chiesa, o quello di avere un ladro, uno strozzino, un maiale, un fattore di impago, uno scellerato. Io almeno sì che sono giusto, ma con le decime della mente, del letto, del cumino e anche delle crisalide di Betulla e dell'arma di Giacomo e del verbo di Giacobbe, io pago tutto. Pago anche di più, faccio che in qualche modo mi rompano il culo, non mi rompo il culo io. Vabbè, tanto tu non rompi il culo a nessuno, però ma sì, mi hai fatto una violenza. Scusa, se quello fosse Satana che fa Ginger Rogers, veramente stramiccolare, che magari si mette davanti poi a un certo punto e continua con le sue litanie a dire quanto peccato, è mia colpa, mia massima colpa, signore, ti supplico di perdonarmi, per mia colpa, mia massima colpa, ho peccato contro il cielo, contro quest'uomo che sa capire quanto sono infame, procederà, signore. Non potevo essere pesante, certo, se mi avessi subito la violenza, io lo so che è vero. E l'altro, sì, è vero, ma denunci da me, Satana, tu operatore di iniquità. Ora, quello che ha detto, ma denunci da me, Satana, tu operatore di iniquità, esce dalla chiesa giustificato, stranamente, al contrario della parabola, veramente evangelica, e quell'altro invece va a mangiare come me, che in qualche modo lievita veramente sul letto, lievita veramente ogni tanto, prende il volo come un uomo, ogni tanto senti gli scricchioli di Satana che in qualche modo lo vuole disappettare col materasso, se sono sdraiato sul materasso. No, ancora, qualcosa, scusate, non dovevo dirlo, mi è scappato, chiedo perdono, però perdonami perché c'è stato poco capitato, cioè, il linguaggio si sente le voci e sa capire certe cose alle volte, e che magari tu esci giustificato, io esco ingiustificato, però se mi giustifichi tu, dopo l'ingiustificato sei tu, anche se poi dovessi dirti tutto. Cioè, se io sono un traditore, e mi chiedo a quelli giù, non sai quante volte l'ho dato, veramente. Cioè, l'ho dato fino anche ad arrivare a dare il bicchiere d'acqua di Giuda, cioè quando non c'era bisogno che lo dessi, perché avendolo sempre dato, a un certo punto ce l'aveva proprio davanti a sé la bottiglia e io ci ho dato veramente il bicchiere d'acqua. E mi va, perché non è la stessa, la potevo leggere, non si sa, ma chi lo e io ho detto, ma me l'hai chiesto, e veramente io lo so, io che lo stradio, sono Giuda, non vedi la cattiveria negli occhi, no? Quanto sono Giuda, no? O non ti sembra Giuda? Sarebbe strano che ti sembrassi l'orso faccioccone, il minollo, quello che sull'arco non poteva salire, secondo Troigi, perché in qualche modo il minollo che si è estinto proprio col pediluvio universale, o col diluvio universale. E sarebbe strano che il Papa indicesse il pediluvio universale. Però, o prima o poi, forse, verrà anche il tempo in cui si dirà Habemus Pipam, di un Papa che, anche se non sarà un puppero, spero si dirà abbiamo Pippo, nel senso che abbiamo FIFA, perché abbiamo il Papa, abbiamo la FIFA, la Limit, c'è cioè una squadra del Vaticano calcistica, dove se vincere i mondiali la Coppa Limit, avremo anche la FIFA, magari anche solo la Limit, però se non ce l'abbiamo di solito la Limit o la FIFA, in qualsiasi modo ci può sempre venire al bugiolo. Soprattutto se i prezzi cominciano a incappettare tutti quanti nelle bandiere, io credo che sarà Federarcangelo, sì, ma questo non vuol mica dire che più forte protettore del clero del popolo redento, io sono redento. La redimissione è l'impoggiazione dei peccati, quindi i redimenti impoggiano anche io a tutti quanti, qui sub-istanza diciamo la preghiera. Alle cullorte, mi ha personale. C'è un altro Gesù Cristo, se